Non è mai facile vincere qui perché voi giocate da tempo una bellissima pallacanestro, c'è un'identità che voi esprimete tutte le volte che si viene a giocare qui, quindi certamente per tutte queste ragioni non è facile. Ci tenevamo a fare bella figura, credo che l'abbiamo fatta e abbiamo raccolto i frutti di queste prime settimane di allenamento. Sono soddisfatto di quella che è stata la prestazione difensiva della squadra, perché soprattutto nei quarti centrali abbiamo dato un'impronta importante mettendo in grossa difficoltà Agrigento e questo ci deve dare la consapevolezza che la nostra squadra ha non solo la forza, ma anche la comprensione e la duttilità difensiva che ci può consentire di essere competitivi in questa stagione. Detto ciò, ovviamente c'è tanto da fare, tanto da lavorare, tanto da mettere ancora dentro, perché chiaramente siamo, per quanto ci riguarda, ancora agli inizi. Questa è in pratica la seconda partita che noi giochiamo in questa preciso. Però stasera ce ne andiamo con la convinzione di aver fatto un passo avanti e mi auguro che i nostri giocatori si convincano sempre di più che in questo modo la squadra si costruirà nella maniera corretta e che cercheremo di dire ovviamente la nostra in un girone, quest'anno per noi molto difficile. Ovviamente adesso la testa sarà rivolta alla partita di martedì contro Trapani, altra opportunità per noi per cercare di fare un passo avanti. Dunque, con fiducia approcceremo anche a questa partita di martedì e vedremo quello che accadrà. Agrigento, come ogni anno, ha bisogno del suo tempo per costruire una squadra che poi in campo faccia le cose giuste nei momenti chiave. L'anno scorso, per dire, noi siamo venuti qua e abbiamo preso una sonora sconfitta contro una squadra che aveva evidentemente dei meccanismi molto ben determinati. È una squadra con tanti effettivi nuovi, diversi, con due stranieri diversi, nuovi, e quindi secondo me un allenatore, quindi uno staff completamente nuovo. Certamente Agrigento ha bisogno del tempo necessario perché tutto questo vada come dire, in funzione in maniera giusta. Però l'approccio di stasera e la veemenza e la determinazione con la quale è rientrata in partita, secondo me, lasciano assolutamente ben sperare e sono convinto che, come è successo già in passato, Agrigento riuscirà a far divertire i propri tifosi. Ma certamente, in preciso, ovviamente noi dobbiamo esprimere. Magari succedesse quasi sempre così, nel senso di poter vivere dei finali punto a punto, perché poi sono quelle cose che tu fai fatica a riprodurre in allenamento. Quindi quando c'è agonismo, quando c'è una posta in palio importante, vivere il punto a punto è importante per mettere sotto stress e alla prova le dinamiche che tu vuoi che si eseguano in attacco, per esempio in difesa. Stasera, secondo me, rispetto a quello che volevamo fare, la squadra è stata disciplinata. Poi nei punto a punto tu mi insegni che ci vuole anche un po' di buona fortuna. Stasera, secondo me, abbiamo avuto anche della buona fortuna e abbiamo fatto delle scelte corrette, sia in attacco che in difesa. E dunque, stasera sono soddisfatto di quella che è stata la gestione di determinati possessi nei momenti caldi della partita.